La seguente lezione è volta a evidenziare le modalità di calcolo del minimo comune multiplo ed un possibile suo utilizzo per un'operazione di somma tra numeri razionali. Il minimo comune multiplo che andremo a cercare è il minimo comune multiplo tra i numeri 27, 18, 60 e 50. In via preliminare, prima dell'applicazione della regola con cui calcolarlo, occorre scomporre questi numeri nei numeri primi che moltiplicati permettono di ottenerli. Quindi effettuiamo la scomposizione in numeri primi del numero 27. Questa scomposizione avviene attraverso i criteri di divisibilità del 27. 7 più 2 è la somma delle due cifre, è 9 che è divisibile per 3, quindi 27 è divisibile per 3. 27 diviso 3 mi dà 9, che è ancora divisibile per 3, dandomi un ulteriore 3 e l'ultima divisibilità per 3 mi dà un resto unitario. Quindi posso scrivere che il mio 27 risulta essere 3 alla terza. 18, avendo l'ultimo numero pari, è divisibile per 2, diviso 2 da 9, questo 9 è divisibile per 3, ancora una volta per 3 dando risultato resto unitario. Il 18 lo posso scrivere come 2 per 3 alla seconda. 60 è un numero pari, finendo come ultima cifra con 0, posso quindi dividerlo per 2 ed ottengo 30, un'ulteriore divisione per 2 mi fa ottenere 15. 15 è un numero la cui somma, anzi, le cui cifre sommate 5 e 1 mi danno 6, che è un numero divisibile per 3, quindi sono sicuro che è divisibile per 3. Diviso 3 mi dà 5 e diviso 5 mi dà 1. Quindi abbiamo che 3 alla terza è 27, 2 per 3 alla seconda risulta essere 18 e 60 risulta 2 alla seconda per 3 per 5. Procediamo alla scomposizione anche del 50, divisibile per 2 dando 25 come quoziente. Divisibile per 5, divisibile ulteriormente per 5, dando un resto di tipo unitario. E quindi il 50 risulta essere espresso in numeri primi 2 per 5 alla seconda. Come viene calcolato il minimo comune multiplo? Nella regola per il minimo comune multiplo io devo prendere tutti i fattori che compaiono nella scomposizione dei numeri primi. Adesso tutti i fattori che compaiono. Partiamo per esempio dal 2, il 2 compare e quindi metto 2 come fattore. Moltiplicato, un altro fattore che compare è 3, moltiplicato, un altro fattore che compare è il 5. A questo punto va scelto l'esponente con il quale prendere i fattori che compaiono. E la regola dice che tutti i fattori devono essere presi. Quindi tutti i fattori comuni e non comuni, comuni se ce ne fossero stati a tutti i numeri, in questo caso non c'è un fattore che compare in tutti i numeri, per esempio questo 2 compare negli ultimi 3 ma non compare nel primo. Quindi i fattori che ho preso sono stati fattori comuni e non comuni. A questo punto devo andare a scegliere l'esponente. E l'esponente con il quale farli intervenire nel calcolo del minimo comune multiplo è l'esponente massimo con cui compaiono. Questo esponente massimo, nel caso del 2, è qui compare con esponente unitario, qui con esponente 2, quindi abbiamo 2. Il 3 compare qui con esponente alla terza e il 5 invece con esponente alla seconda. Questo numero, che risulterà essere 4 per 27 per 25, ma il cui valore non è molto interessante, è più interessante che quindi risulterà essere tra questi quattro numeri, 27, 18, 60 e 50, un multiplo comune a tutti, in particolare il minimo che si può prendere. Questo minimo comune multiplo può essere utilizzato per rendere le frazioni, tutte
equivalenti alle frazioni da cui eravamo partiti, ma tutte aventi lo stesso denominatore. Quindi si procede ad effettuare la divisione tra questo numero, che è il minimo comune multiplo, e questo fattore, che ricordiamo essere 3 alla terza. Se faccio questa divisione, ottengo 2 alla seconda per 3 alla terza per 5 alla seconda diviso 3 alla terza. 3 alla terza e 3 alla terza si semplificano. Il risultato è 2 alla seconda per 5 alla seconda. Più, anche qui procedo ad una divisione tra quello che è il minimo comune multiplo e il 18, che scomposto in fattori è 2 per 3 alla seconda. 2 si semplifica con un 2 presente al numeratore, questo 3 alla seconda si semplifica con questo e mi lascia un'espressione che è 2 per 3 per 5 alla seconda. Più l'altra divisione che dobbiamo effettuare, quindi questa era la divisione che riguardava il 27, questa era la divisione che riguardava il 18, effettuiamo la divisione che riguarda il 60. Il 60 in scomposto risulta essere 2 alla seconda per 3 per 5. Effettuando questa divisione, attraverso queste semplificazioni, qui rimane un 2, ottengo un 3 alla seconda per 5. L'ultima divisione da effettuare, quindi un 3 alla seconda per 5. L'ultima divisione da effettuare è quella tra il minimo comune multiplo e il 50, che scomposto risulta essere 5 per 2 per 5 alla seconda. Questo 2 con questo esponente si semplifica, 5 alla seconda e 5 alla seconda si semplifica, il risultato è 2 per 3 alla terza. 2 per 3 alla terza. E ho preferito effettuare questo tipo di operazione non mantenendo i numeri così com'erano, ma utilizzandoli nella loro versione scomposta in prodotti di numeri primi, perché una volta trovato il minimo comune multiplo come prodotto tra numeri primi con esponente e gli esponenti massimi presenti, risulta più semplice effettuare le divisioni se i numeri con i quali devo effettuare la divisione sono anch'essi scomposti in numeri primi, danno luogo a semplificazioni più evidenti. A questo punto procedo al calcolo di questi valori e quindi ad effettuare la loro somma. Concludo la lezione. Questa somma, insomma, credo che si possa effettuare in autonomia, e introducendo, anche se non era utile per il calcolo di questa somma, il concetto di massimo comune divisore e come esso si può derivare avendo sotto mano i numeri scomposti in fattori primi. Se si deve calcolare il massimo comune divisore, si procede alla scomposizione in fattori primi che già abbiamo effettuato perché abbiamo dovuto calcolare il minimo comune multiplo, ma in questo caso si prendono tutti i fattori comuni a tutti e solo i fattori comuni. E una volta presi i fattori comuni, si prendono con loro esponente minimo, cioè con l'esponente minimo con cui compaiono. Andiamo ad analizzare i fattori comuni che compaiono in tutti e quattro i numeri e sembrerebbe che non ce ne fosse nessuno. Il 2 non compare in tutti, il 3 non compare in tutti e il 5 non compare in tutti. Se noi avessimo proseguito nella scomposizione in fattori primi, però avremmo diviso questo 1 banalmente per uno stesso. Quindi l'1 risulta essere un elemento, seppur sostanzialmente sottointeso, di ulteriore moltiplicazione. Questo 1
risulta essere in comune a tutti e quattro i numeri. Quindi i fattori comuni a tutti per il calcolo del massimo comune divisore, in questo caso ne abbiamo uno solo, ed è proprio il numero 1. In effetti, il divisore massimo e comune a tutti che posso trovare è il numero 1.